Bella ragazzi, eccoci qua. Pow! Go Shot MGP in the building, fam! Oggi farò una cosa che non ho mai fatto prima, ossia andiamo a provare le skills del calisthenics. E non so ancora cosa andrò a fare in realtà, quindi... Ti testiamo, fratello mio, andiamo a vedere qual è il tuo livello sul calisthenics. Qua sappiamo tutti quanti che il fratello è gigante, è fortissimo, ma non sappiamo come si comporta nel calisthenics, quindi andiamo a vedere piano piano il suo livello. Lo scopriamo insieme. Già i polsini mi preoccupano. Già lo sai che è molto importante salvaguardare quello che sono le articolazioni. E quando si fa il calisthenics, quando lì nel corpo libero, non sei da giocare, perché non puoi gestire quello che è il carico, hai capito? Puoi andare per gradi nelle proprie doti, ma adesso qua non c'è tempo per giocare, fratello mio. Vogliamo capire qual è la sua vera forza. Iniziamo per gradi, ragazzi miei. Voglio vedere se il fratello è in grado di fare il muscle up. Che fate? Uno gigante come lui che fa il muscle up? Ah, no, non è così scontato. Mi va bene anche che lo fai con un lieve kip di gambe, ok? Quindi molto easy, bro, parti dietro la sbarra, oscilli, quando stai tornando indietro, colpo con le ginocchia e vai su. Primo step, fratello mio. You can do that. Esperienza del parchetto del COVID. Vediamolo. Mizzica. Clean, fanne tre, bro. Mamma mia. Bravo, fratello. Livello numero uno sbloccato. E manco una parola. Come pensavo peggio, fratello? Leggiadro. Ci è piaciuto, ragazzi miei. Il kip di gambe è stato molto lieve. La postura giusta. Non allargava mai i gomiti, cosa che non voglio mai vedere. Le braccia salivano insieme, mai una dopo l'altra. Ho già rotto il polso, siamo qui. Ed è solo l'inizio. Step numero 2, andiamo a capire, fratello mio, se riesce a mantenere una skill, un movimento, una statica orizzontale. Cominciamo a capire se riesce a mantenere il tuo corpo così pesante in parallelo col suolo. Quindi il primo esercizio che possiamo andare a capire, ad approcciare, può essere il back lever, ok ragazzi miei? Io adesso te lo faccio nella forma finale, quindi corpo completamente teso, entrambe le gambe stese. Fratello mio, poi vediamo come lo fai tu. Qui, stando, vado e ti blocchi qui. Non sembra neanche difficile, perché secondo me sarà... Un gioco da ragazzi, una passeggiata, facciamolo qui, durissimi. Se non l'avete ancora fatto, prima che il fratello si presta verso questa skills, se non l'avete ancora fatto, supportatelo. Lasciate quel like, no. Bravi. Quanto largo il braccio? Mani larghezza spalle, quindi anche un pochino più strette. Più strette. Ok, questo perché potrai incassare un pochino quello che è il dorso. Questo è un piccolo trucchetto. Stendi le gambe verso l'alto. Bene, scendi un pochino di più. Oh. E scendi. Ragazzi, non era male, Secondo me, se il fratello prende fiato, si convince su quello che è la tecnica, sono sicuro che ce la può fare. Quindi adesso, dietro le quinte, gli vado a dare qualche piccolo incipit e vedrete che mi farà back lever clean. Io ho fatto uno di quei warm up che fanno i coach, dietro niente di quello che pensate voi, sempre roba clean, solo consigli ho dato. Qua sperperiamo solo consigli, le altre cose le fanno gli altri, non ci interessa. Quindi facci la quality, buon fre. Bene, stringi sedere, ok, prendi fiato e adesso cominci a scendere fino a quando ti blocco io. Vai, scendi, respira, blocca qua. Blocca qua, ve l'ho detto sì o no? Che qua facciamo solo la quality, mi raccomando Com'era? Clean, bro, ma io non avevo dubbi. Qua è il punto, che spesso e volentieri voi fate le cose senza saperle. Quando poi capite il dettaglio, tutto diventa più semplice. Io sono qua per questo, il fratello la forza ce l'ha già. Guardate che fisicata, si allena durissimo. Deve solo trasportare la sua forza in questa disciplina. Bene ragazzi miei, abbiamo visto quello che era back lever, quindi mantenere l'isometria. Ma adesso andiamo a vedere un'altra roba diversa. Parliamo della verticale, movimento dove andremo a lavorare sull'equilibrio, percezione del corpo, stabilità. Bene, andiamo a vedere subito come fare la verticale. Manteniamo la mano e larghezza spalle, ok? Un errore che fanno molte persone, tengono le mani troppo aperte, ma se tieni le mani troppo aperte non riesci a fare contrappeso quando il tuo corpo casca dall'altra parte. Quindi mai le mani in questo modo, ma le dita devono essere rivolte in avanti, ok? Così contrastate quello che è il corpo. Detto questo, fratello mio, slanci con una gamba, slanci l'altra, gambe chiuse e mantieni l'isometria, ok? Fai tu direttamente, non faccio vedere niente. Bello, facci vedere, va. Così ci piace.
Mamma mia! Allora, bro, di andare poco più su, ma stai spaccando, eh! Stai spaccando! Sono diventato un calistenico, basta. Porca miseria! Another one! Boom! Tieni qui, prendi il controllo. Bravo! Io direi che anche questa prova il fratello l'ha superata. Alziamo il livello ancora di più, gli facciamo fare una cosa che non ha mai fatto. La verticale sulle parallele, che dite? Facciamo. Quindi qua, quando il corpo va in avanti, spingi in avanti con il polso. Quando stai cascando, fai il movimento contrario, ok? Larghezza spalle e via. Ci sono io, tranquillo. Più su. Boom, ci sono io. Tieni. Vedete ragazzi, qua poca mobilità di spalle e quindi non riesce a spingere del tutto verso l'alto. Però avete visto? Già l'ha sbloccato subito. Rimango così. Esatto, devi cercare di spingere le spalle belle verso l'alto, di più, ecco, spingi, devi spingere tu, perché se sei rilassato non ce la fai, perché non è naturale, non naturale ti viene così. Spingi tu verso l'alto, only quality. Devo fare mobilità. O non lo vogliamo neanche. Figo però. Ci sei, frate? Allora bro, ripassa tutto quello che ci siamo detti. Quindi, gioco di polsi, braccia sempre tese, cerca di non sbloccare mai i gomiti, spingi tu con le spalle verso l'alto, ok? Spingi tu con le spalle verso l'alto, riesci a sbloccare bene la spalla e assicurarti di andare a trovarti. La militare che devo chiudere. Esatto, non troppo perché se fai troppo poi dopo vai a inarcare, okay. Devi attivare il deltoide. Bravo, oh, ancora poco di più. Ci sono, tranquillo, stendi bene, bravo. Spingi su. Vedete ragazzi miei che qua abbiamo già capito come andare a migliorare quello che è la linea. Mi sbilancio quando provo a stendere. Sì, perché magari tu quello che hai fatto che non ho visto in questo momento perché stavo cercando di controllarti la postura. Se tu metti la testa in mezzo alle braccia, allora lì è più difficile andare a mantenere la linea. Cerca sempre di mantenere lo sguardo fisso a terra, okay. In modo che così è più facile gestire il tutto. Farò pratica, ve la porterò completa. Ma no, non ce ne frega niente, adesso ce la fa l'ultima volta e poi andiamo avanti. Quindi sguardo fisso a terra. Ok, quindi la testa non è dritta ma un po' così. Esatto, come quando parte, sempre così come adesso. Unisci subito le gambe. Unisci le gambe, bravo. Spingi più su con le spalle. Spingi più su. Bravo, bravo. Ok, abbiamo visto anche questo calcio in faccia. Questo era, possiamo dire che era un high kick. High kick durissimo dall'alto sulla mia testa. Ottimo, ci è piaciuto. Ecco, sapevo che succedeva. Vabbè, però l'hai fatto, eh. Step numero 4. Ragazzi miei, dobbiamo per forza di cose alzare il livello, bro. Se il terzo è finito così, non immagino questo. Vabbè, questo... Vabbè, è finito male, però allo stesso tempo è finito bene perché ha capito quello che deve andare a sistemare. Sicuramente con un po' di pratica in più sistemerà ancora di più il movimento, sarà sempre più clean. Il calcio in faccia te lo potevi evitare, diciamocela tutta, fratello mio. Però andiamo avanti, andiamo a front lever, ragazzi. Sia quel movimento dove ci andiamo a mettere paralleli al suolo con l'addome rivolto verso il cielo, verso il soffitto. Prima abbiamo visto il contrario, ossia back lever, adesso andiamo a vedere il front lever. Il back lever l'aveva sbloccato, eh. Ah, già ho capito come deve farlo. La linea pure niente male. Cade. Prossimo step, direi. Io direi proprio di sì. Qua la postura era tutta giusta, il quadricipite era bello attivo, l'ho visto, guarda che quad. Il gluteo sta duro. Il dorso, possiamo migliorare un po' le spalle più basse, ok? Però sì, le mani dovrebbero stare un po' a metà, ok? Altrimenti sarebbe un po' strano. Ottimo però, frate. Davvero è incredibile come impara in fretta sto ragazzo. Giù. Devono essere neutre, non troppo né su né giù, perché se sei su così esce fuori un front lever curvo. Okay. Se sei troppo esce una roba che non è gestibile per le scapole, troppo, quindi devi essere neutro, rilassato, spingi verso il basso attivando il grande dorsale. Gluteo attivo, quadricipiti attivi. C'è da dire che se parti da così è più difficile, quindi vieni, parti da qui. Mani sempre strette. Mani a larghezza spalle. 3, 2, 1. Uff. Uff. Mamma mia. Recupera, recupera. Che questo gigante qua, ragazzi miei. Andare a trasportare subito la forza,
in skill non è per niente semplice. Non gli ho fatto neanche training o cose. Abbiamo detto due cose e già. Bravo fratello. Il fratello qua, pugno in the building. Ma come partenza invece una gamba parti una. Puoi partire con una gamba per volta, però se parti più indietro, perché se tu parti troppo in avanti, quando stacchi i piedi poi vai indietro. Stendi una gamba e super il bacino subito. Qui e tieni qui. È duro, mamma mia. Però è duro anche il fratello. E manco una parola, regà. Ora, quello che io chiedo, non volete vedere il fratello nel freestyle? No, perché anche lì freestyle abbiamo un bel po' di cose da fargli vedere, Però qua dipende solo da voi, frate. Quanti like devono raggiungere per l'episodio numero 2 con il freestyle? 7. 7 like. Con 7 like può chiudere direttamente il canale, secondo me. Dai, facciamo 5.000 like. Mm-hmm. E 5.000 like e insegno al fratello il freestyle, lo testiamo nel freestyle, gli facciamo vedere un po' che cos'è l'adrenalina, gli facciamo assaporare il brivido, ragazzi. Yes sir. Quindi like perché voglio farlo. Voglio ultimo movimento per quest'oggi, ovviamente. Andiamo a vedere una skill che faceva anche un grande. Bruce Lee, bro! Ma dove vivi, gade? Sì, il fratello è giovanissimo, quindi magari qualcosa se la perde. È normale. Andiamo a vedere questa skill qui, praticamente ci andiamo a posizionare per terra. Andremo a fare una candela, ok? E dopodiché scendiamo. Dobbiamo fare in modo da mantenere una linea sempre bella dritta e non far torcare i piedi a terra, ok? Tutto chiaro? Te lo devo far vedere o tutto chiaro? Chiaro. A posto. Mi piace il fratello perché non mi fa consumare energie. È così che si fa. Ottimo. Sì, mani più larghe. Bene. Vai a candela. Ok, stendi il sedere e giù, vediamolo, e tieni qua, 1, 2, da bodybuilder, goddamn, senza preparazione, merita la vostra stima. Qua oggi abbiamo un showtime approved, quindi only quality. Bene. Oggi sono molto provato da questo test. Sei provato? Fratello, no, non ti ho mica picchiato, è andata pure bene. Hai fatto only progress, devi essere super soddisfatto perché non avere una preparazione, riuscire a imparare queste skills così in 4-4-8, ragazzi miei. Sono contento di aver provato cose nuove. C'è gente che si allena per anni e non ci arriva, quindi bravo ragazzo. Giovane talento qua, ragazzi miei. Manco una parola. Mi raccomando, voglio fare il freestyle, quindi se volete vedermi, parlo con lui. Sapete già cosa dovete fare. Mm-hmm. Qua da Showtime la quality, regà. E dal fratellino. Un saluto.